Il passato è sempre innovativo. Il passato non è noioso, non è sempre uguale a se stesso. Cambia sempre il passato e non il futuro. E quindi un passato che cambia, attraverso i nostri occhi, le nostre lenti, ci proietta in un futuro che cambia. Io sono Marco Ceravanti, insegno storia del diritto medievale e moderno e storia delle istituzioni politiche qui a Tor Vergata. Il rapporto con il passato, il presente e le prospettive verso il domani è centrale nei miei corsi. Guardare indietro serve per guardare in avanti. La storia ci insegna questo, soprattutto la storia delle istituzioni universitarie. L'università nasce nel Medioevo, intorno all'anno 1000, proprio intorno agli studenti. Gli studenti si organizzano loro in una corporazione, che è una comunità che si chiamerà Universitas, e scelgono un docente verso il quale rivolgersi, scelgono il migliore, il più bravo. Buongiorno ragazzi. E loro vengono da ogni parte d'Europa, a Bologna e non solo, per imparare in particolare il diritto, ma più in generale le scienze umane. È evidente che non si può ripensare un'università del genere, però quello che la storia ci insegna è che l'università è fatta per gli studenti e dagli studenti. Quindi l'idea è che lo studente sia al centro degli interessi anche dei docenti e che lo studente sia attivo, sia curioso, sia entusiasta. Ecco, io li obbligo a partecipare, che può sembrare una forzatura, un ossimoro, perché la partecipazione è libera, ma li forzo a partecipare e emergono sempre grandi curiosità, domande intelligenti alle quali spesso confesso che non ho la risposta. Mettere lo studente al centro non significa che è più facile, non significa che lo studente fa quello che vuole, il contrario, noi chiediamo molto dagli studenti, li mettiamo al centro, diamo molto e chiediamo molto. Che il rischio è il contrario, chiedere poco e dare poco. E così lo studente apparentemente è contento. È il contrario, gli studenti sono esigenti, più di quanto noi pensiamo. I ragazzi vogliono un professore impegnativo, vogliono una materia impegnativa, un'università solida che guarda al futuro con strumenti solidi, piuttosto che stare immobili in un presente che in qualche misura limita. Quindi chiedere molto e dare molto, questa è la nostra idea dell'università.